Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera Ottoliner, buonasera a chi ci segue su Facebook, YouTube, Twitch, tutte quante, tutte felici, con un grandissimo onore stasera a presentare la prima puntata del nuovo format di Ottolina TV dedicato alla geopolitica economica una famiglia abbastanza allargata, ci manca qualche pezzettino, almeno salutare Matti, abbiamo anche, diciamo, il giovane che stiamo cercando di, ma a parte più putiniano lui di tutti noi messi insieme, che parla anche russo, Mattia Tressoldi, studente di relazioni internazionali, che ci aiuta, diciamo, anche nell'organizzazione del lavoro, un po' di back office e di reperimento e conferma delle fonti, eccetera. Poi avremo occasione, mano a mano che si scioglie, di farlo anche intervenire. Oltre a lui, appunto, stasera mancano due pezzi da 90, anzi tre, che faranno parte della famiglia, che però non sarà mai al completo, sarà una famiglia fluida e gender fluid che si presenta un po' in formazione scombinata a seconda dei vari impegni di ognuno. Siamo tanti anche proprio per questo, per garantire che comunque tutte le volte siamo almeno in un po'. Stasera manca tra di noi il mitico Francesco Maringio, che chi segue Ottolina conosce ultra bene, perché insomma ci facciamo sempre mondocina insieme e anche altre cose, e manca anche Diego Bertozzi, che si sta rimettendo in sesto, da giovedì prossimo sarà dei nostri, che comunque avete già visto anche in altre puntate della bolla, quando abbiamo parlato di storia della Cina, eccetera. E manca anche Elia Elia Morelli, che è un altro ricercatore di politica internazionale qui dell'Università di Pisa, che la prossima settimana invece sarà qua insieme a me e a Mattia, qua direttamente dai prestigiosi e lussuriosi studi di Ottolina TV. E invece con noi stasera abbiamo l'unico che è la prima volta che è con noi, ci conosciamo da un po' e ci scambiamo cose da un po', però è Giacomo Gabellini, che non avevamo mai invitato, e l'altra, appunto, questa cosa nasce anche molto intorno alla figura di Giacomo, perché stavo pensando, vabbè, lo invito alla bolla, poi ho detto, ma perché invece di invitarlo alla bolla si fa proprio un programma nuovo, che anche lui è un super nerd totale, di quelli che sa tutto e passa la vita a far finta di lavorare, ma in realtà legge ogni tipo di giornale e libro possibile pubblicato in Europa e nel mondo. E insieme a lui l'avrete visto, insomma, è un mattatore, diciamo, del web critico, da Visione TV al Vaso di Pandora, insomma, si vede spesso. Seguitelo anche sulla sua pagina Facebook, tra l'altro hai da poco aperto anche un tuo canale YouTube, ho visto qualche contenuto veloce, ma devo dire la verità, non mi ci sono soffermato perché non ci ho avuto tempo, però c'è anche, che si chiama, Giacomo? Il contesto, quindi seguite subito, andate a mettere like anche alla pagina YouTube personale di Giacomo, che insomma è sempre super interessante, aggiornatissimo. Con noi è il ritorno glorioso di Giambattista Cadoppi, che insomma voi non lo sapete, ma nell'ombra ha sempre continuato a dare contributi importanti a Ottolina TV, perché diciamo è il re dei complottisti, in qualche modo si può dire. Giamba, ti chiamo così, va bene? Certo, sempre, ok. E poi Lorenzo Battisti, anche lui l'avete rivisto molte volte, è il nostro, diciamo, la nostra voce francese, abbiamo con lui fatto diverse volte, commentato la fase, diciamo, epica degli scontri in Francia contro la riforma delle pensioni, anche su altre cose. Comunque, insomma, è un volto già noto di Ottolina TV, e è in collegamento da Parigi. E poi Alberto Gabriele, anche lui ultimamente l'avete rivisto sui nostri schermi, perché appunto lo avevamo invitato per parlare del suo ultimo libro, che è un libro super importante a mio avviso, che ha avuto un grandissimo successo in Brasile, dove è appunto stampato in portoghese, perché è il coautore, è un nostro amico e compagno che al momento lavora a fianco di Dilma Rousseff
nella New Development Bank, che è la banca dei BRICS. Quindi diciamo gente che sa di cosa parla. Alberto, molto conoscitore profondo della Cina, però non solo, insomma, i due libri che io ho sfogliato di Alberto non sono sulla Cina e basta, ma sono proprio un'analisi profonda di questi sistemi ibridi che in qualche modo mettono in discussione un po' di assunti che da marxisti ortodossi qualcuno aveva rispetto alla netta divisione tra mercato e piano e mercato in qualche modo. Quindi è una linea, diciamo, di ricerca che appunto Ottolina TV nel suo piccolo porta avanti anche da un bel po'. Quindi detto questo, partirei a bomba con una roba che appunto ci ricordava Giacomo e che è successa oggi, che semplicemente Seymour Hersh aveva, quando l'altro giorno ha fatto questo bellissimo articolo dove raccontava un po' la solitudine di Zelensky in questa fase qui, subito a seguito della visita negli Stati Uniti. Io forse però sto parlando con un microfono che non è quello. Aspetta un attimo, non ho capito. No, è lui, sì. E raccontava appunto, aveva anticipato: a breve vi scriverò alcune cose che ho nel cassetto da un anno, ma che non è ancora il momento di dire, rispetto all'annosa vicenda dell'attentato contro il Nord Stream, che ovviamente sappiamo essere la sua inchiesta completamente inventata, perché ce l'ha detto David Puente, che è, diciamo, un grandissimo giornalista di grandissimo spessore che tutti seguiamo attentamente e pendiamo ovviamente dalle sue labbra, visto che non sa nemmeno formulare una frase in italiano. Figurati te, capi come funziona il giornalismo d'inchiesta. Seymour Hersh ha qualche numero in più, diciamo, da questo punto di vista. Comunque oggi è uscita questo nuovo articolo dove appunto la rivelazione di Seymour Hersh è abbastanza importante, perché passo la parola a Giacomo. Beh, è importante perché Hersh con questo articolo arricchisce la sua inchiesta di un anno fa, cioè un anno fa, un anno e mezzo fa, a febbraio del 2022. L'articolo di Hersh parlò del sabotaggio del Nord Stream come un'operazione ideata, condotta dai corpi speciali degli Stati Uniti in collaborazione con la No, aspetti, Norvegia. correggo su questo, non è di un anno e mezzo fa, è di 6 mesi L'inchiesta. fa. Sì, scusa, L'inchiesta. febbraio, scusa, febbraio del 2023, ho sbagliato a dire, febbraio 2023. L'attentato risale a un anno fa e l'inchiesta risale a 6 mesi fa, giustamente, febbraio, 8 febbraio mi sembra del 2023, e Hersh parla di un'operazione di sabotaggio condotta da corpi speciali degli Stati Uniti in collaborazione con personale norvegese altamente specializzato. E quindi un personale specializzato che avrebbero piazzato delle cariche attorno al giugno del 2022, in prossimità di un tratto specifico accuratamente selezionato delle stringhe dei due gasdotti, e poi sarebbe stato innescato da un aereo che ha rilasciato una boa acustica che, lasciando una certa frequenza sonora, ha attivato l'esplosivo che ha fatto saltare in aria i due gasdotti. Questo è quello che sapevamo. Hersh, in questo nuovo articolo che è uscito a un anno di distanza dal sabotaggio del gasdotto, arricchisce con ulteriori dettagli. Parla del fatto che l'idea di far saltare i due gasdotti era, questo perlomeno secondo le fonti che Hersh ha consultato, era, quindi secondo la CIA, secondo gli apparati di intelligence statunitensi, l'idea era quella di usare la possibilità di sabotare questi gasdotti come deterrente per scoraggiare Putin dall'invadere l'Ucraina. Insomma, un po' l'idea era questa. Se non che ci furono delle discussioni, e Victoria Nuland parlò apertamente del fatto che, nelle discussioni con le controparti russe, del fatto che questo gasdotto era a forte rischio qualora la Russia avesse oltrepassato la cosiddetta linea rossa. Di fronte a delle rimostranze, non solo delle controparti russe, ma anche di alcuni esperti che gli dissero: ma comunque questa è un'infrastruttura critica che è pertinenza della Russia e della Germania, e quindi la Germania è anche un alleato di ferro degli Stati Uniti, integrato nella NATO. Quindi
Noi, ma la Nulander rassicurò gli interlocutori chiarendo che il governo degli Stati Uniti era stretto a contatto con le controparti tedesche. Quindi un'idea un po' particolare, quindi scusi, la domanda viene da sé, ma qui si parla di sabotare un gasdotto strategico da cui dipende l'economia tedesca sostanzialmente, perché poi sulla scia del Covid, durante c'era il rapporto di dipendenza energetica della Germania e della Russia si è andato intensificando, come anche quello dell'Italia peraltro, in questo frangente, quindi in questo contesto si viene a parlare di sabotare un gasdotto così strategico, e quanto pare la risposta dei tedeschi sarebbe stata questa. Questo un po' la dice lunga sull'atteggiamento della Germania, se non che poi Biden, mesi dopo, parlò, disse che comunque, se vi ricordate, rilasciò l'autorizzazione affinché il gasdotto Nord Stream 2, che era già pronto, era già stato costruito, era già carico di gas, entrasse in funzione. E fu attaccato dalle controparti repubblicane, Ted Cruz in primis, che lo accusavano di aver regalato alla Russia la principale vittoria geopolitica di questa epoca. Alcuni parlano di una catastrofe addirittura, sempre repubblicani, di una catastrofe per gli Stati Uniti e per i loro alleati europei. Questo era il gennaio del 2022. A distanza di una settimana, Biden formula quel discorso, direi memorabile, alla Casa Bianca, alla presenza di Scholz, il cancelliere Scholz, in cui dichiara che qualora la Russia dovesse invadere l'Ucraina, non ci sarà più un Nord Stream 2. Queste parole inequivocabili. La giornalista prende la parola e gli chiede: ma scusi, come questa è un'infrastruttura tedesca, sotto il controllo tedesco, come pensate di poter fare una cosa del genere? Biden taglia corto: non si preoccupi, abbiamo tutte le competenze necessarie per portare a termine un'operazione del genere. Febbraio, 7 febbraio del 2022. Come sappiamo, il resto, come si suol dire, è storia, ma le fonti che consultato Seymour Hersh hanno rivelato di essere perfettamente convinte che il governo tedesco, nei suoi massimi esponenti, quindi Scholz in persona, fossero pienamente consapevoli di cosa bramassero gli Stati Uniti e quindi non avessero opposto alcun tipo di protesta né prima per cercare di prevenire il fatto, né successivamente per cercare di far emergere i responsabili e dar seguito a queste accuse. E si pensi solo che nel marzo del 2023, quindi un mese di distanza dal primo articolo di Seymour Hersh, sulla base proprio delle sue rivelazioni, che né New York Times né Washington Post hanno preso in esame, ma la Russia chiaramente sì, il Cremlino promosse la sottoposizione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di una risoluzione di condanna per l'accaduto, nel cui ambito era prevista anche la creazione di una commissione d'inchiesta indipendente volta a far luce sull'accaduto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Benissimo, votarono a favore Russia, Cina e Brasile, e gli altri 12 paesi si astennero, tra cui un paese europeo come la Francia. Quindi la Germania non si è mossa foglia. Da un teorico partner della Germania come la Francia, junior partner del cosiddetto direttorio franco-tedesco, non si è mossa una foglia. La Germania, come si vede, accusa pesantissimamente i contraccolpi di questo, della recisione del gasdotto, del legame, dell'arteria energetica che fino adesso ha garantito alla potenza manifatturiera tedesca energia a basso costo di provenienza russa. Adesso la Germania si trova in una situazione economica, direi a dir poco critica, con la prospettiva di deindustrializzazione sul groppone abbastanza concrete. Poi magari nel corso della discussione vedremo come si è arrivati a questo, ma per il momento mi fermerei qui. Assolutamente, no, su questo volevo fare un giro per chi vuole intervenire, per capire se vi siete in qualche modo, qualcuno si è fatto un'idea del è una domanda che qui sottolinea ci facciamo da mesi ormai, no? Soprattutto poi insieme a Giacomo, mi sembra di aver capito, condividiamo una certa anche fascinazione, no? Verso la potenza manifatturiera tedesca. Io l'ho sempre, io sono filo crucco nell'animo, cioè non ci posso fare niente, è proprio un istinto. E quindi è sempre combattuto in questa cosa qua,
che com'è possibile che un paese come la Germania si dia una martellata nei coglioni di queste dimensioni senza colpo ferire di questi livelli qua. Qualcuno che idea vi siete fatti? Chi vuole prendere parola la prenda. Ma io sostengo che gli americani tutto sommato siano abbastanza pragmatici nelle questioni geopolitiche, mentre i liberals, tipo l'Annalena, Trudeau, eccetera, sono dei veri imbecilli da questo punto di vista. Cioè, proprio sono contrari agli stessi interessi nazionali dei propri paesi. Tra l'altro, la questione della Germania non è una questione che riguarda solo la Germania, perché ad esempio l'Italia settentrionale, tutto l'apparato dell'Italia settentrionale è legato intimamente alle industrie tedesche, come anche altri paesi come la Polonia, la Repubblica Ceca, eccetera. E quindi un colpo alla Germania è un colpo inferto all'Europa nel suo complesso. L'Europa è un concorrente strategico degli Stati Uniti e gli Stati Uniti non fanno eccezione nemmeno per i loro alleati. Quando c'è da colpire, da questo punto di vista, sono assolutamente insensibili. Hanno un cassonetto al posto del cuore, diciamo, come si. Harold Pinter, quando che era il drammaturgo inglese, quando nel suo discorso per la citazione del Nobel per la letteratura diceva: per gli Stati Uniti, lo slogan degli Stati Uniti è baciami il culo o se no ti faccio il culo. Questo qui disse letteralmente Harold Pinter, ed è secondo me proprio l'epitaffio su questa Europa che non sta facendo i propri interessi strategici. Questo è quello che No, no, penso. questo sì, vai, vai Alberto. No, volevo No, volevo aggiungere una cosa, fare. che la mia domanda era più perché la Germania non reagisce. No, volevo fare semplicemente un'osservazione legata al discorso di Giambattista, che in questo modo gli Stati Uniti starebbero colpendo non solo la Germania, ma anche la Polonia in particolare, in generale tutta l'Europa dell'Est, che sono i loro più stretti alleati nella guerra contro la Russia. No, questo aspetto qua è super interessante perché appunto anche noi abbiamo, no, parlato mille volte dello spostamento verso est del baricentro dell'Unione Europea, però in effetti i dati economici poi ora lo rivelano in maniera abbastanza eclatante, diciamo la Polonia sta pagando carissima questa cosa qua e questo diventa anche un problema a proposito di pragmatismo, direi Giambattista, questo diventa un problema anche per gli Stati Uniti stessi, perché comunque l'incidente sulla questione del grano da parte dell'alleato polacco penso che non sia una roba così facilmente superabile e non sia una roba trascurabile in qualche modo, perché comunque il sostegno della Polonia all'intervento alla guerra per procura in Ucraina è stato fondamentale fino ad oggi. Quindi, diciamo, mi sembra che un po' di cose si incartino su se stesse in qualche modo, no? Però la mia domanda era: non so se Giacomo vuol rispondere anche Lorenzo, cioè, perché i tedeschi si fanno prende a pedate nei denti, cioè perché è un dilemma grosso, insomma. Perché uno Giambattista, no, ha detto l'Annalena e sono d'accordo come i Trudeau, insomma, sono proprio gli scemi del villaggio, no? E questo va bene, siamo tutti d'accordo. Però, diciamo, penso una potenza industriale come la Germania ora non è che si fa dettare la linea dall'Annalena Baerbock, cioè ci saranno, no, degli interessi strutturati che pesano, no? In qualche modo trovano il modo di pesare anche dal punto di vista politico, però questo peso poi non si vede.
Sì. Tra l'altro, la Polonia è stato molto di più, ha difeso molto di più i propri interessi che non la Germania. Sulla faccenda del grano, ad esempio, ovviamente il grano, l'esportazione del grano verso la Polonia danneggiava gli agricoltori polacchi e la Polonia ha detto di no. Ha minacciato addirittura di non mandare più armi all'Ucraina. Quindi, cioè, la Polonia è stata molto più... Però la mazzata economica ce l'ha presa, la Polonia. Cioè, i dati economici della Polonia sono i peggiori d'Europa. Sicuramente, ma l'hanno presa tutti coloro, perché purtroppo il problema è che buona parte dell'Europa dipende economicamente dalla Germania. L'Italia, noi ci siamo crogiolati nel piccolo e bello, ma le aziende del nord Italia sono spesso troppo piccole per vendere, ad esempio, sul mercato cinese, per arrivare sul mercato cinese, e quindi devono farlo attraverso, ad esempio, le aziende tedesche. Sono aziende grandi e che possono avere una loro corrispettivo in Cina, il discorso che faceva l'ex ministro Geraci da questo punto di vista è vero, cioè noi sottosegretario abbiamo... non ministro, vabbè, che è nostro amico, ma sottosegretario, ok. Vabbè, è un nostro amico comunque, dai. Il discorso che faceva, cioè, la via della seta ci serve perché noi abbiamo piccole aziende e quindi dobbiamo, per arrivare al mercato cinese, dobbiamo utilizzare anche questo mezzo, era un discorso ragionevole. Però anche l'Italia ovviamente è fatta da gente che da questo punto di vista non capisce un cazzo, insomma. Questo è il giudizio politico finale. Lore, Giacomo, su questa cosa del perché la Germania si accetta di martellarsi coglione. Dunque, io allora, la Germania cosa ha fatto? Dal 91 riunificazione, dal 90 riunificazione, presidia, si appropria la parte, come ha detto giustamente Vladimiro Jacquet, è un Anschluss, un'annessione, la parte occidentale incorpora quella orientale e si appropria dei suoi sbocchi di mercato nell'ex blocco comunista. Questo ha valso molto più delle riforme Hartz IV di compressione dei salari, per potenziare la macchina esportatrice tedesca, perché ha posto la Germania nelle condizioni di delocalizzare verso la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, anche secondariamente, l'Italia settentrionale e anche centrale, direi, le produzioni dal basso medio valore aggiunto. Ha trasformato quelli che potevano essere, almeno l'Italia, una sua competitrice, in una terzista, fondamentalmente, in una subfornitrice per... una periferia fordista si è ricavata in Europa per il proprio hub industriale tedesco, che quindi la cui macchina esportatrice si caratterizzava per un elevato livello di importazioni, quindi importazioni che venivano dalla Germania, dall'Ungheria, dall'Italia, dalla Repubblica Ceca, e venivano assemblate in Germania e riesportate verso i mercati mondiali. Basso costo del lavoro in Europa orientale, riforme Hartz IV in patria, euro strutturalmente sottovalutato rispetto alle caratteristiche economiche della Germania, energia a basso costo russa e apertura del mercato cinese. Apertura del mercato cinese a doppio senso, cioè nel senso che in Cina si vendono... E aggiungerei un tassello che poi ci ritorniamo, perché era il secondo tema che dovevamo affrontare, e deindustrializzazione degli Stati Uniti, che diventano una potenza che è esclusivamente importatrice, quindi un mercato gigantesco per i prodotti tedeschi. Quindi già nel 75 un documento di un centro studi tedesco parlava del fatto che la Cina aveva delle grosse riserve di materie prime che erano molto utili per la manifattura tedesca, e soprattutto aveva un mercato che potenzialmente già nel 75 cominciava a vedersi qualcosa agli occhi dei grandi industriali tedeschi. Non ne parlo uno, Karl Hahn, presidente della Volkswagen, che nel primi anni 80 apre gli stabilimenti in Cina quando il nostro caro Umberto Agnelli diceva: i cinesi vanno in bicicletta e fra 30 anni continueranno ad andare in bicicletta. Già quello è un bello sponsor, insomma.
Quindi esportazioni verso la Cina e soprattutto delocalizzazioni verso la Cina delle manifatture che richiedono alta intensità di manodopera. Allo stesso tempo importazioni della Cina di alcune materie terre rare, soprattutto alcuni tipi di minerali che sono molto utili alla manifattura tedesca. Insomma, si è venuta a creare una convergenza in cui le materie prime a basso costo russe, l'energia a basso costo russa, le materie prime a basso costo cinesi, l'apertura del mercato cinese rendevano grande la manifattura tedesca. Però in Germania, la Germania rimane un paese occupato militarmente dagli Stati Uniti, con i servizi di sicurezza che sono una filiazione della CIA, che come in tutti i paesi occidentali sappiamo benissimo che questi tipi di apparati sono i veri e propri manipolatori delle linee politiche, cioè sono i garanti del fatto che una certa politica non possa discostarsi di troppo da dei tracciati prestabiliti. E quindi credo che la Germania si sia scontrata contro questo muro. Questa è la mia lettura. Sì, faccio di nuovo una piccola, non un'obiezione, questo è vero, ma come è vero per l'Italia, ci sono state delle epoche passate in cui i governi borghesissimi, sia in Germania sia in Italia, hanno manifestato una molto maggiore indipendenza strategica. Penso non solo alla Merkel, ma penso per esempio a Andreotti. E adesso non è più così. E poi ci sarebbe un discorso anche più complesso da fare, mi viene in mente adesso, semplicemente l'idea, ma queste tendenze che si manifestano adesso sembrano andare totalmente contro il principio fondamentale di quella che va molto di moda adesso, che è che si chiama geopolitica, perché la geopolitica, per quanto ne ho capito io, una delle basi della geopolitica è che qualsiasi paese potrà avere un governo di destra, di sinistra, di centro, di sopra e di sotto, ma alla fine dovrà difendere sostanzialmente gli interessi nazionali di questo paese, che sono determinati in gran parte dalla geografia. Il discorso è estremamente rozzo, ma che ha una sua plausibilità. Adesso sembra che non stia andando proprio così, che prevalgono gli interessi di classe internazionali, prevalgono le ideologie, cose diverse. No, io una cosa che volevo sottolineare, che in qualche modo complica ancora di più la ricerca di una risposta a questo punto di vista qua, è che paradossalmente, diciamo, la Germania dal punto di vista proprio del sistema economico è anche quella che in qualche modo ha, e anche l'elite, se la mettiamo da un punto di vista della divisione interna, quindi della stratificazione dell'interesse nazionale, contrapposizione all'interno del paese tra interessi diversi, è strutturalmente il paese meno americano di tutti, perché già la Francia, che comunque invece ogni tanto testimonia una qualche forma maggiore di tentativo di ricerca di indipendenza e sovranità, però la Francia è un'economia estremamente più finanziarizzata di quella tedesca, e questo è un aspetto molto importante, nel senso, perché qual è il meccanismo per cui le elite globali, anche diciamo le elite di alcuni paesi che anche hanno interessi dal punto di vista proprio del sistema produttivo intero disallineati rispetto agli Stati Uniti, però queste elite comunque guardano sempre con un occhio di riguardo agli Stati Uniti, è perché le elite, la deindustrializzazione, la finanziarizzazione, cosa ha comportato? Che le elite che prima erano, diciamo, capitalismo industriale, i profitti ormai non le reinvestono nell'industria e li investono, no, nella finanza. E qual è il mercato finanziario in assoluto che garantisce, diciamo, la stabilità e la maggiore insomma solidità dei ritorni, continuità e solidità dei ritorni? Di gran lunga quello statunitense, no? La bolla della borsa ce lo testimonia in maniera chiara, ma è proprio un fatto strutturale, nel senso i BlackRock, Vanguard e Straight Street da soli sono in grado di mantenere a oltranza, fino a che qualcosa proprio non esplode, continuare a gonfiare questa bolla speculativa. Quindi i capitali, sostanzialmente, quando c'è una borghesia che arretra dal punto di vista proprio della struttura industriale, degli investimenti industriali,
quell'elite lì è estremamente legata agli Stati Uniti e agli interessi degli Stati Uniti, no? E la Francia è questo. Ricordiamo che in Francia, ad esempio, che c'è un terzo dell'industria che c'è in Germania, però è la patria dell'uomo più ricco del mondo oggi, no? Ci abbiamo fatto anche un pippone sopra dedicato, ma non solo di lui, insomma, nel senso, il secondo più ricco di Francia è quell'altro, come si chiama, Pinot, no? No, mi sbaglio, come si chiama quell'altro? E anche lui, diciamo, sono tutte strutture, sono tutte holding super finanziarizzate. Loro hanno un sacco di interessi a che gli Stati Uniti mantengano la loro egemonia, la loro supremazia, perché il grosso dei soldi non li fanno attraverso la produzione di merci, li fanno investendo in asset super speculativi gonfiati negli Stati Uniti, ok? E la Germania invece no, cioè almeno nell'ultima la Germania hanno continuato a investire in industria. Cioè l'industria tedesca si è ingrandita, non è che si è ridotta, no? Mi sbaglio, Giacomo? Cioè io un pochino quindi questa cosa qua ancora secondo me complica la ricerca di una soluzione. La cosa che sottolineerei io, mantenendo il discorso Stati Uniti, Germania-Francia, è che se in Francia lo Stato è tra virgolette sovranista, mentre l'elite economica è globalista nel senso della globalizzazione neoliberista a guida statunitense, per questo meccanismo qua dell'interesse a mantenere in vita quelle bolle speculative investendoci, in Germania, secondo me, il problema è che è proprio rovesciato il quadro. Quindi l'elite economica in qualche modo è sovranista, cioè proprio strutturalmente ha interesse, mentre è proprio lo Stato a essere globalista, perché non è sovrano sostanzialmente. Quindi un pochino secondo me la soluzione che però rimane complessa, perché poi c'è, cioè, capire esattamente, io condivido pieno. In realtà Giuliano, dopo passo la parola a Lorenzo, che gli abbiamo tolto tutto lo spazio. Dico solo una cosa, prima anche rispondo parzialmente ad Alberto, cioè il punto è la geopolitica e la geostrategia sono per i paesi sovrani, perché i subalterni non gli è permesso di avere una politica estera indipendente e l'Europa infatti non ce l'ha. L'unico paese che guarda, gli unici paesi che un minimo ce l'hanno avuta sono quelli che dalla seconda guerra mondiale sono usciti almeno formalmente vincitori, che sono la Gran Bretagna e la Francia. Perché la Francia ancora tutto sommato ha un impero coloniale. Uno può chiamarlo come vuole, ma è un impero coloniale. E mentre invece la Germania è un paese che appena muove un millimetro, anche perché è un paese critico, e per le ragioni che secondo me Giuliano ha indicato bene, cioè è un paese a vocazione industriale, e quella vocazione industriale lo porta, anche in assenza di un cervello politico degno di nota, a prendere decisioni che vanno verso in direzione contraria agli Stati Uniti. Se la Germania ha preso il gas naturale dalla Russia, non è perché sono filorussi, è perché l'unica soluzione pratica che avevano a disposizione. E si Idem sono per andati. l'integrazione, no? Nelle catene del valore con la Cina, cioè è assolutamente evidente. Esattamente, e quindi è tutto un meccanismo che secondo me risulta pericoloso per gli Stati Uniti, perché anche se questo paese non ha un cervello politico problematico, ma ha una struttura economica che risulta problematica e questa struttura economica va devastata. Infatti, io non so se siete d'accordo, la butto lì. La distruzione del Nord Stream 2 predispone, diciamo, la Germania e a ricasco tutta buona parte dell'Europa alla prospettiva della deindustrializzazione. Sono pochi. E tutto quello che sta accadendo in Africa, che a mio parere gli Stati Uniti stanno un po' cavalcando, cioè, non credo che l'abbiano indotto, ma credo che stiano cercando di cavalcarlo e di sicuro non stanno cercando di frenarlo questo suo movimento. Mira a colpire un po' tutti e due i pilastri del cosiddetto direttorio franco-tedesco, che io personalmente non ho mai visto di buon occhio, però è visto forse in alcuni apparati dirigenziali degli Stati Uniti come qualcosa, da questo direttore franco-tedesco potrebbero venire delle sorprese non esattamente positive, per le ragioni che diceva Giuliano, e la struttura economica tedesca. Capacità politica dirigenziale che può avere la Francia. È una mia interpretazione. Io non sono del tutto d'accordo su questa interpretazione di cosa sta facendo gli Stati Uniti in Africa, però hai colto alcuni punti importanti, poi semmai ci torniamo. Lorenzo. Ma innanzitutto su quello che diceva
su quello che diceva Giacomo prima, definiva la Francia uno junior partner con la Germania. Io non sono sicuro che qui siano tutti d'accordo con la tua definizione. Poi l'autocoscienza di ognuno molto spesso svia, diciamo, è differente dalla realtà, però hanno un'idea un po' diversa del rapporto franco-tedesco, quantomeno lo considerano paritario, progettando nel lungo periodo di superare la Germania. La Francia ha un piano per portare la propria popolazione a un livello superiore di quello della Germania, come dire, un giorno saremo noi a condurre, quindi questo junior partner non ci sta tanto. Perché la Germania accetta tutto questo? Come si diceva, secondo me ci sono tante ragioni, non c'è una sola. Uno studioso francese che a me piace e che purtroppo non viene tradotto in italiano tranne qualche cosa è Emmanuel Todd, per esempio. Lui dice, guardate, una cosa che a lui piace molto: le strutture familiari determina lo spirito di un paese, e la struttura familiare della Germania con un forte capo famiglia fa sì che non si sia abituati a comandare e prendere decisioni strategiche. Cioè, quando il tuo capo famiglia, che fino ad ora erano stati gli Stati Uniti, ti diventa ostile, tu ti trovi impreparato e non riesci a prendere la guida in un momento come quello attuale, in cui ci sarebbe bisogno di una decisione autonoma, diciamo. Non c'è più il babbo che pensa per te, bisogna che te pensi a te stesso, e loro non sono, secondo Emmanuel Todd, non sono portati, fanno fatica, diciamo, a prendere questo tipo di decisioni. La differenza tra la Francia e la Germania sono diverse. E, per quale ragione la Francia sviluppa uno spirito più indipendente dagli Stati Uniti rispetto alla Germania? Ma secondo me per tante ragioni. Qualcuno diceva seconda guerra mondiale, io andrei un po' più indietro. I paesi che sono attraversati da una rivoluzione sviluppano, diciamo, un'attitudine a pensare nel lungo periodo e in lungo e in largo, diciamo, e a non accettare che altri vengano a decidere in casa tua. Per cui la Francia storicamente è competitiva con le altre potenze nel mondo, quindi probabilmente durante la guerra fredda ha accettato qualcosa, ma De Gaulle è uscito dalla NATO, si è fatta la sua bomba atomica, che ricordiamocelo, è l'unica bomba atomica in Europa, ed è un po' la chiave per giocare sul tavolo dei grandi. Cioè, quando qualcuno vuole giocare sul tavolo dei grandi, bisogna che poggi sul tavolo una pistola, e questa pistola sono le bombe atomiche. La Germania questa non ce l'ha. E il secondo elemento, secondo me, che determina in Germania questa reazione qui è che la politica è in ritardo rispetto agli eventi. Cioè, i politici che la Germania esprime oggi sono quelli che si sono formati nel passato, un passato in cui gli Stati Uniti erano visti come amici, ideologicamente sono formati così. Dovremmo vedere quelli che si stanno formando oggi, che andranno a potere fra 10-15 anni, secondo me non avranno lo stesso orientamento della ministra degli esteri tedesca, perché vivranno sulla loro pelle e elaboreranno una situazione che è ben diversa. Gli Stati Uniti non sono in Germania quello che erano 20-30 anni fa, perché lo stanno vivendo. Come diceva Giuliano o qualcuno, la deindustrializzazione avrà degli effetti anche reddituali. Voglio dire, lo stile di vita tedesco, io leggevo un articolo su Le Monde in cui si mostrava i turisti, si parlava dei turisti americani che vengono in Europa a fare vacanze perché costano poco. 20 anni fa avevamo più o meno lo stesso livello di reddito degli americani, oggi abbiamo perso il 20%, ma anche i tedeschi, più in Italia che in Francia, più in Italia che in Germania, ma è un processo che è comune. E io penso, se vogliamo mettere in questi termini qua, Giuliano diceva sì, ma questi gli stanno massacrando l'economia e la Germania non risponde. Vedremo, però c'è un'osservazione da fare, che secondo me è lampante, anche se non viene fuori nessun discorso di quelli che si leggono o si ascoltano in linea nei vari canali. Il comportamento degli Stati Uniti, che abbiamo sottolineato giustamente, colpisce i propri amici, no? La Germania era un grande alleato degli Stati Uniti e viene colpita economicamente e quasi militarmente, viene da dire. Quello del Nord Stream è stato, secondo me, un bombardamento, insomma, non si può definire in altro modo. Cioè, gli Stati Uniti hanno ribombardato la Germania la prima volta dal 45, insomma, un fatto abbastanza importante storicamente. Però questo si scontra e avrà effetti sul lungo periodo sull'egemonia americana. Cioè, l'egemonia di un paese sugli altri, l'egemonia del principale paese sugli altri, si basa sul fatto di portare paesi diversi da te a condividere i tuoi interessi,
e non lo si fa facendo quello che stanno facendo gli Stati Uniti, colpendoli economicamente. Questo vuol dire che nel lungo periodo, non subito, ma nel lungo periodo, si svilupperà in Europa e in Germania una reazione politica, non la possiamo aspettare subito, ma è sicuro che l'egemonia americana non c'è più, in Europa scomparirà, perché nel momento in cui tu colpisci economicamente e militarmente un tuo alleato, lui in questo momento la Germania non ha gli strumenti per rispondere, non ha gli strumenti politici, come si diceva, gli serviti segreti sono e l'esercito tedesco è americano. Quindi uno non ha gli strumenti per rispondere, però se gli diamo il tempo di farlo, secondo me fra 10-15 anni non sarà la stessa cosa. Noi stiamo assistendo, e l'Europa è l'esempio più evidente, alla fine dell'egemonia americana. L'egemonia si fa con la forza, ma si fa soprattutto col consenso. Il consenso non lo fai colpendo economicamente e militarmente gli altri. Non ha interessato proprio super gramscianamente, torna benissimo, cioè proprio fase di arretramento egemonico e fase di dominio proprio della forza bruta. Io sono abbastanza d'accordo, non sono tanto sicuro che ci sia il tempo di vedere. Cioè, mi sembra che la storia corra veloce, quindi mi sembra che sicuramente in tempo di pace, cioè non di pace non esiste mai, però diciamo di non conflitto globale che impone di stare da una parte o dall'altra, questo fenomeno, io sono d'accordo che questo fenomeno cioè covi sotto e sia abbastanza inevitabile, perché insomma, mi torna abbastanza però, vai. Sì. C'è una cosa, ad esempio quando il Giappone arrivò diciamo a minacciare in un qualche modo l'egemonia americana dal punto di vista economico, gli americani fecero l'accordo del Plaza, che praticamente bloccò lo sviluppo giapponese. Il Giappone è da 30 anni, è più o meno come l'Italia, è da 30 anni che non cresce. E quindi queste manovre qua, gli americani le stanno facendo, si può dire, da sempre, e non sembra neanche che i giapponesi abbiano poi reagito più di tanto. È vero che i giapponesi sono nella stessa, diciamo, nella stessa categoria dei tedeschi, hanno perso una guerra, non hanno le armi atomiche e quindi hanno meno diciamo cose da mettere sul tavolo, però gli americani a questo punto di vista sono spietati, Sì, no, questo è chiaro. Però no, sì, vai Giacomo. No, un attimo. Lorenzo ha fatto un discorso che mi è piaciuto, perché ha una sua logica e sono d'accordo, però voglio richiamare l'attenzione su una cosa e rispondo gramscianamente. C'è un discorso, uno, di egemonia culturale, e ce l'hanno gli americani, e quella purtroppo è una delle insidie più devastanti che noi, e sarà difficile da estirparla sta cosa per noi occidentali. E quello è un vantaggio che hanno i francesi, perché il loro livello di colonizzazione è stato molto inferiore rispetto a quello che abbiamo subito noi italiani e i tedeschi, perché anche nel momento in cui vengono anche quasi rivendicati gli oltraggi economici nei tuoi confronti, noi italiani e i tedeschi quasi vabbè, forse ce lo meritavamo. Forse abbiamo commesso qualcosa in passato che ha portato colui che non sbaglia mai, in quel caso il padrone d'oltreoceano, a punirci, ma noi sicuramente avremmo fatto qualcosa per meritarcelo. C'è un po' questa autofustigazione che secondo me è durissima a morire. Secondariamente vorrei dire una cosa, quindi da questo punto di vista la Francia c'ha una progettualità politica, ce l'ha sempre avuta e alla fine se ne viene fuori con quello. Il problema è che la Francia secondo me è in grossissima difficoltà, in grossissima difficoltà, perché non esprime più una leadership politica decente da tempo, da molto tempo, e i danni che ha fatto Macron a livello interno di ristrutturazione del sistema interno sono veramente grandi. Hanno a che fare con una mala gestione dell'immigrazione, ormai non è neanche immigrazione, comunque del fatto di avere a che fare una gestione del bagaglio coloniale che è stata gestita malissimo, con la creazione di interi ghetti, che questi stanno maturando un senso, diciamo, di un malessere molto avvertibile anche al di fuori della Francia,
che non so quanto le elite politiche e anche il resto dei francesi sapranno gestire. Quindi io ho sempre guardato la Francia come polo da cui possa venire un sussulto di carattere, chiamiamolo autonomista, non saprei come definirlo, però la vedo in grossissima difficoltà. E soprattutto noi ci apprestiamo, le nostre categorie mentali si basano sempre sul fatto che l'Occidente è al centro del mondo, mentre invece il potere sta scivolando molto rapidamente da un'altra parte del mondo, e noi non abbiamo le categorie mentali per affrontare questo processo. Quindi anche i discorsi di prossimità, per cui va bene, vieni sconfitti, ma il tuo partner potrebbe comunque far leva su di te per controbilanciare un vicino, cosa che è stata sempre fatta per esempio dalla Gran Bretagna, che sconfitto Napoleone continuò a far presa sulla Francia per bilanciare la Germania. Ormai noi non contiamo quasi più niente a livello internazionale, e non so anche tutte queste forze per potersi risollevare dove poterle trovare, anche perché se i politici sono lo specchio della società, non lo so, non la vedo molto, non so se siete d'accordo. No, io sono d'accordo. No, ma da questo punto colgo la palla al balzo, Lorenzo, per passare poi torniamo agli scioperi negli Stati Uniti e alla questione canadese, a proposito di come gli Stati Uniti trattano gli alleati, ma canadese indiana. E però, visto che siamo su questo punto qua, a proposito di difficoltà francesi, appunto c'è una difficoltà anche proprio interna nei rapporti di classe all'interno della Francia, che in qualche modo allontana la possibilità di trovare una quadra di interesse nazionale generale che metta insieme l'alto con il basso per affermare, no, una politica in qualche modo indipendente e sovrana. Cosa aggiornamenti dal fronte della lotta di classe in Francia, che è un fattore enorme, cioè. Ma io comincio a corrispondere a quello che dici te. È verissimo quello che dici, nel senso che Macron su alcuni punti di politica estera in realtà ha espresso una posizione buona. Sull'Ucraina è quello che ha cercato di parlare più a lungo con Putin. Fino a settembre del 2022 lui ebbe colloqui telefonici anche piuttosto lunghi, di cui noi non sappiamo niente, nel senso che i giornali riportavano il fatto, dicevano: ah, Macron ha parlato un'ora con Putin, poi che cosa siano detti fino a settembre del 2022 non si sa, però ha cercato di esprimere, già prima aveva cercato di bloccare la guerra, di evitare, forse aveva capito l'onda, sai quando arriva lo tsunami, cominci a vedere l'onda lontana e ti prepari prima, però non è riuscito a fermare la guerra. Per dire, in politica estera alcuni punti interessanti ci sono, vengono offuscati da quello che succede dentro il paese, nel senso che lui avrebbe bisogno di un paese unito dietro di sé per portare avanti e sostenere queste posizioni. Con le politiche economiche che esprime, ovviamente è impossibile, nel senso che ha provocato il più grande sciopero, i più grandi scioperi credo dal 68 a oggi. Solo il 68 fu più grande. Lore, scusa, aggiungo un tassello, se no poi me lo scordo, rispetto al discorso che facevo prima sulla finanziarizzazione. Tra l'altro, queste riforme, che in buona parte erano anche l'introduzione obbligatoria di fondi pensione, cioè nel senso, appunto, è creare spazio per la parte di finanziarizzazione che ha a che vedere appunto con la creazione dei fondi pensionistici, eccetera. E quindi buona parte di quel bilancio complicato che dicevamo prima è proprio legato, cioè queste disunione, diciamo, interna è anche frutto proprio di questa schiacciamento, esatto, della Francia su un processo di finanziarizzazione che appunto torna di nuovo il tema della parte economica molto legata agli Stati Uniti con la parte politica che cerca di mantenere una sua indipendenza, però a quel punto in un paese che è un po' sbrindellato. È verissimo, ne abbiamo parlato precedentemente proprio qui su Ottolina, tante volte quando sono intervenuto questa cosa qui l'abbiamo sottolineata. Due dei più grandi conglomerati finanziari europei sono francesi, AXA e Société Générale per esempio, e una cosa che loro hanno sempre su cui hanno sempre recriminato è il fatto che i loro amici e colleghi americani, inglesi, eccetera, eccetera, avevano un mercato che qui in Francia non esisteva, cioè il mercato dei fondi pensione privati. Se tu hai una pensione dignitosa e che arriva non fuori tempo massimo, non hai nessun bisogno di mettere da parte dei soldi
prestarglieli per 40 anni e loro ci fanno le commissioni sopra, poi riprenderteli forse dopo 40 anni. Era un mercato che mancava e che Macron con le riforme che ha fatto lo sta creando. Le pubblicità che vediamo sui giornali qui o su YouTube francese nelle pause e ti dicono calcola un attimo quanto avrai di pensione quando andrai in pensione, perché non mi dai soldini a me per i prossimi decenni? E queste sono pubblicità che sono apparse recentemente. Per cui è verissimo, lui esprime, è espressione di una parte di paese e una parte di elite che sono finanziarizzate e che sono legate alla finanza internazionale, diciamo, esprime quegli interessi lì. Al contempo però, facciamo attenzione, c'è una... vogliamo chiamarlo Stato profondo, anche se è un po' complottista, a me non piace, però c'è una parte di Stato profondo francese che combatte, non è che è tutto lineare, sarebbe lungo e forse anche un po' noioso perché in Italia, se io dessi i dettagli, ma c'è una lotta interna e sotterranea che parte da alcuni ministeri fondamentali tipo quella della difesa, ma anche in tanti altri, per cui limitano o cercano di controbattere a queste politiche di Macron. Faccio un esempio concreto. Credo che la Francia ancora oggi sia l'unico paese che ha una, non un istituto, adesso mi sfugge la parola in italiano, scusatemi, un centro per la guerra economica, un centro militare legato alla difesa per la guerra economica. E sono usciti alcuni libri, alcuni rapporti negli ultimi anni e si vede chi sono i nemici della Francia, secondo un ente legato al Ministero della Difesa. Non è, si dice anche la Russia e la Cina, ma si dice chiaramente che il nemico principale sono gli Stati Uniti, non la Russia e la Cina. Si dice che gli attacchi informatici che colpiscono le aziende francesi, sì, vengono anche da Russia e Cina, ci mancherebbe, ma vengono soprattutto dagli Stati Uniti. Per cui c'è uno stato profondo, se vogliamo mettere in questi termini qui, in cui le posizioni precedenti, golliste, si sono sedimentate e continuano a giocare un ruolo. E questo è un po' quello che sta avvenendo in Francia. Oltre a questo, perché poi mi dimentico la domanda principale che mi hai fatto, e sarebbe sugli scioperi. Gli scioperi non sono finiti. Io spero che questo sia di un po' di insegnamento anche in Italia, che appunto tu dicevi l'altro giorno, avete perso una cosa incredibile, il 20% del reddito e non ci sono state reazioni collettive. E io spero sempre di essere la scintilla che fa scoppiare le cose, però in Francia sì, ci sono i grandi scioperi, ma ce ne sono tanti che continuano tutto l'anno. Ci sono alcuni scioperi che qui durano da diverse settimane per chiedere per la regolarizzazione dei lavoratori migranti che lavorano con regolare cedolino, è una roba proprio precisa, hanno il cedolino, sono irregolari ma hanno il cedolino, e si chiede la regolarizzazione di decine di questi. Ci sono richieste di aumento di salario, è uscito un articolo delle Monde a luglio, credo, se non ricordo male, in cui che dice una cosa secondo me importante: la battaglia delle pensioni per il momento, e sottolineo per il momento, l'abbiamo persa, però grazie a tutte quelle mobilitazioni che abbiamo fatto in Francia l'inflazione si è recuperata, ok? Un'inflazione che era più bassa di quella italiana, ma nel 2023 in media, ok, nelle aziende medio grandi, ovviamente non nel ristorante sotto casa che forse ha altre dinamiche, ma nelle aziende medio grandi francesi l'inflazione si è recuperata, ok? Quindi questi grandi scioperi hanno questo effetto collaterale, che smuovono tutto, e quindi una volta che muovi lo sciopero, poi dopo, prima di fermarlo ci vuole un po'. Tant'è vero che noi il 13 di ottobre sciopereremo di nuovo, e tra le richieste c'è ancora una volta l'età pensionabile a 60 anni, non è che lasciamo perdere, e ci sono le 32 ore di lavoro, e c'è la scala mobile, e c'è l'eguaglianza salariale uomo-donna, perché se, ripeto, se le donne in Francia guadagnassero come gli uomini, non ci sarebbe alcun buco pensionistico, alcuna riforma necessaria o giustificabile attraverso buchi, ok? Quindi, come dire, un'ultimissima nota, perché sembra che queste cose interessino solo noi lavoratori occidentali. Quando noi facciamo queste lotte, quando noi vinciamo o perdiamo, è uguale, stiamo aiutando i popoli del sud del mondo. Perché per tante ragioni, innanzitutto si blocca la concorrenza salariale,
tra in cui l'impresa gioca tra un paese e l'altro, si dice no, guardate che noi qui non arretriamo, e aiuti anche loro. Ma soprattutto quando ci sono sommovimenti con milioni di persone in piazza, gli stati occidentali, come avviene negli Stati Uniti in questo momento, sono obbligati a non mobilitare tutte le truppe, come è successo nel Vietnam. Alcuni sono dovuti arrestare negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti stessi l'hanno detto, guardate che il Vietnam si è perso anche perché una parte di truppe non sono potute essere smobilitate in Vietnam e sono dovute restare negli Stati Uniti. Per cui lottiamo perché facciamo bene a noi, ma facciamo bene anche ai nostri amici e compagni in Asia, in Africa e in Sud America. Questa cosa è importante aggiungere a questa cosa qua, che comunque, diciamo, qualsiasi forma di appunto contrapposizione di classe nei paesi a capitalismo sviluppato comunque è una coltellata rispetto al processo di finanziarizzazione dell'economia, che è il principale motore, no? È proprio, diciamo, è il Moloch che si vuole ingoiare tutto in qualche modo, e quindi qualsiasi forma di resistenza da quel punto di vista là comunque ostacola, diciamo, rende più difficile il processo di ulteriore finanziarizzazione, che poi si traduce nel processo di concentrazione di tutte le ricchezze del nord globale negli Stati Uniti. Cioè è questa, perché quello sta succedendo ora, che, ma non da ora, perlomeno in maniera enorme, giustamente come ha detto Giambattista, nei confronti del Giappone a partire dagli anni Ottanta, ma nei confronti dell'Europa in particolare a partire dalla grande crisi finanziaria, ricordiamo che all'inizio della quale l'Europa aveva una ricchezza accumulata che era dell'ordine di grandezza di quella degli Stati Uniti, e oggi è la metà di quella degli Stati Uniti. Cioè è un processo di una dimensione spaventosa che dovrebbe occupare le prime pagine dei giornali 100 giorni l'anno in tutta Europa, e invece non si sa, cioè sostanzialmente non si sa. Io penso che se vai in Parlamento e gli dici quant'era la ricchezza europea rispetto a quegli Stati Uniti nel 2008 e quante oggi, non lo sanno. Cioè proprio non è una cosa che dice io non ne so, però ora rispetto a questa cosa qua di quanto siano connesse le lotte interne anche a livello proprio di lotta di classe dei paesi a capitalismo avanzato e tutto il resto, il fenomeno molto importante che è da analizzare da tantissimi punti di vista, che è esploso, è quello degli scioperi dell'automotive negli Stati Uniti, e è particolarmente interessante perché appunto testimonia, questo è, diciamo, l'approccio per cui a me è particolarmente interessato, però poi ci sono anche tante altre cose da considerare, è testimonia la difficoltà strutturale che ha un paese dopo che ha distrutto la sua economia reale e però ha gonfiato, diciamo, il suo PIL nazionale attraverso le bolle speculative, a riportare la produzione a casa sua, perché proprio c'è proprio un problema. Ci sono vari problemi, tra questi c'è anche proprio un problema di carenza di manodopera impiegabile nel settore industriale, che quindi appena te ci butti un po' di soldi per tornare a produrre davvero, crea, diciamo, dà un potere fortunatamente a quelli pochi che sono rimasti, che sono in grado di costruire una macchina, di bloccare tutto il sistema, e quindi fa di battaglie salariali incredibili. Ricordiamo che la rivendicazione sulla base della quale è in corso lo sciopero nel settore automobilistico negli Stati Uniti è un aumento dei salari del 40% e una riduzione drastica dell'orario di lavoro. Cioè roba è fantascienza sostanzialmente, e è molto interessante anche come ora in fase elettorale, non voglio dargli particolarmente peso, però in fase elettorale sia Biden che Trump devono andare lì a tener botta a questi. Cioè nel senso, sono lì a sostenere, cioè tutti i candidati principali delle prossime elezioni sono a fianco dei lavoratori, compresi quelli dell'alt-right, insomma, quindi è molto interessante. Giacomo, te che l'hai seguita un po' sta roba, parlacene. È molto interessante questo fenomeno, perché questo sciopero cade giustamente, come dicevi tu, poco più di un anno prima delle elezioni del 2024, quindi sia Trump che Biden devono andare a mendicare i voti presso, soprattutto in Michigan. Perché il Michigan? Perché il Michigan è l'anello cruciale di quella catena di stati della cosiddetta Rust Belt,
la cintura della ruggine, che negli anni 40 produceva quello che Roosevelt definiva l'arsenale della democrazia, cioè impianti produttivi della Chrysler, della General Motors, della Ford, che convertiti a uso militare hanno rifornito l'esercito statunitense e gli alleati durante lo sforzo bellico. E Detroit a quell'epoca, fino agli anni 50-60, gli operai di Detroit, i colletti blu, quindi percepivano salari doppi o addirittura tripli in alcuni casi rispetto alla media nazionale e molto di più rispetto alle loro controparti europee. Se non che dopo il processo, quello che tu parlavi di finanziarizzazione, cioè il fatto la calibrazione dell'economia statunitense basata quindi sul terziario, ha segregato il valore nelle due coste. Quindi la Silicon Valley, che si occupa di alta tecnologia, e la East Coast, quindi Wall Street, che si occupa di alta finanza. Quindi due comparti altamente strategici che lucrano sulla centralità che il dollaro riveste a livello internazionale e estraggono valore dal resto del mondo, in compenso a spese di tutto il resto del paese, della parte centrale del paese che aveva di produzioni tradizionali e di agricoltura, che è stato costretto a competere con tutti gli altri paesi più poveri del mondo. In particolare la old economy, quindi il settore automobilistico in particolare, è stato oggetto di un processo di trasferimento degli impianti produttivi in Messico sulla scia del NAFTA, il trattato tra Canada, Stati Uniti e Messico, che un trattato di libero scambio che ha reso molto più semplice la delocalizzazione degli impianti produttivi, per un verso quindi in Canada, per l'altro nel sud-est asiatico, in Brasile, eccetera. Quindi gli Stati Uniti si sono deindustrializzati. A fronte di questo nuovo, del clima di alta conflittualità internazionale, che ha visto gli Stati Uniti una necessità di recuperare una posizione industriale di valore, c'è questo tentativo di riportare in casa propria le manifatture, quantomeno quelle di livello strategico, ma anche quelle di base. Perché? Uno, perché mantengono le capacità, le competenze che una volta perdute ci vogliono decenni per essere recuperate. Gli Stati Uniti lo stanno vedendo, perché adesso hanno cercato, per esempio, i sensi del Chips Act, e hanno costretto sostanzialmente Taiwan, la TSMC taiwanese, a aprire uno stabilimento per la produzione di semiconduttori in Arizona, che doveva essere aperto da tempo, ma deve essere soggetto a continui ritardi questa apertura, perché non riescono a trovare personale in grado di adempiere a quelle funzioni, perché decenni di deindustrializzazione fanno perdere le capacità produttive. E in questo contesto direi che si inserisce questo sciopero. Non è, secondo me, un caso che in questo clima di conflittualità internazionale, che rende ancora molto più difficile la prospettiva della delocalizzazione all'estero, che questo sindacato, United Automobile Workers, abbia indetto lo sciopero. Sì, l'ha detto al termine della scadenza, in occasione della scadenza del contratto con il collettivo, e come dicevi tu, hanno formulato delle richieste che possono suonare esorbitanti, aumenti salariali, addirittura la settimana lavorativa di 4 giorni, roba 32 ore alla settimana e retribuite per 40, non sono esattamente bruscolini, per così dire, e hanno chiuso 3 stabilimenti inizialmente, che coinvolgevano 13.000 lavoratori, uno della Chrysler Stellantis, uno della General Motors, uno della Ford. Poi, dopo una settimana in cui non si è raggiunto alcun progresso di rilievo nell'ambito delle contrattazioni, questo sciopero si è allungato e si è esteso. 18.000 lavoratori, compresi 38 punti vendita di pezzi di ricambio, che sono altamente remunerativi per le industrie automobilistiche, però con una differenza. Questi 38 punti vendita sono 20 per Chrysler Stellantis e 18 per General Motors, la Ford esclusa. Perché, come ammesso dallo stesso presidente del sindacato, con la Ford sono stati registrati dei significativi progressi per quanto concerne l'accoglimento delle rivendicazioni salariali in materia di indicizzazione dei salari e l'inflazione, quindi la scala mobile sostanzialmente, e anche altri punti. È significativo che la stessa Ford abbia raggiunto, mi pare il mese scorso, con un sindacato canadese un'intesa del genere, in base al quale aumentava di 25% i salari per i dipendenti degli stabilimenti automobilistici per i prossimi 3 anni. Però questo è un dato interessante, perché da questa piattaforma rivendicativa è completamente escluso tutte le clausole che attengono alla cosiddetta transizione energetica. Quello è un dato particolarmente cruciale, perché sulla scia, in particolare dell'Inflation Reduction Act, che è stato approvato nel
nella tarda estate dello scorso anno dall'amministrazione Biden, che prevede l'erogazione di sussidi pubblici e sconti fiscali alle aziende beneficiarie, ma non le vincola al rispetto dei vincoli minimi sia salariali che previdenziali. Quindi queste aziende stanno riposizionandosi su questo settore, aprendo joint ventures con altre società minori, e quindi per la posizionandosi in un'ottica di assunzione di operai scarsamente retribuiti e scarsamente sindacalizzati. Quindi questo è tutto un capitolo che per il momento non è previsto. Però è già significativo che in un contesto di 30 anni di guerra al salario, come la chiama il mio amico Pasquale Cicalese, portata avanti in maniera a colpi di diciamo di flessibilità indotta, obbligatoria, turni massacranti, eccetera, si è invertita una tendenza che aveva portato i rapporti di forza a favore del lavoro. Questa tendenza adesso, attraverso questi scioperi, che è significativo vengano indetti in un paese come gli Stati Uniti, puntano a reinvertire nuovamente la tendenza e rafforzare il potere negoziale dei lavoratori. È un segnale indubbiamente positivo, vedremo come reagiranno. Claro, claro. E ora passerei a qualcosa di completamente diverso, perché Giambattista si era studiato un pochino tutto il casino che è successo ultimamente in Canada. Cioè due cose: uno, il conflitto con gli indiani, e due, la santificazione dei nazisti, che mi sembra abbia avuto anche conseguenze immediate. Insomma, sono altri elementi che mettono un po' in dubbio la tenuta di questo fronte occidentale glorioso lanciato verso la conquista contro le autocrazie totalitarie. Ci sei, Giamba? Ah sì, ecco, vai. Stavi dicendo è anziano, e quindi ogni tanto l'ictus li prende, normale. No, è andata via la linea. No, ma infatti ti eri frizzato. No, vabbè, parlaci del Canada e degli indiani e dei nazisti. Allora, innanzitutto la questione dei rapporti, diciamo, tra l'India è da un po' che è sotto attacco da parte degli Stati Uniti, da parte dell'Occidente. C'è stato all'inizio di quest'anno un documentario della BBC che attaccava praticamente Modi e rivangava tutto il problema degli scontri tra indù e musulmani di 20 anni fa. Il governo indiano lo ha vietato. Il documentario in sé non è neanche bruttissimo, però questo qua è stato un attacco abbastanza forte. Poi c'è stato il rapporto dell'Hindenburg Research, che due giorni dopo l'uscita di questo documentario, che praticamente ha distrutto quasi quasi 100 miliardi di dollari di ricchezza dell'oligarca indiano Gautam Adani, e che è passato dal secondo posto come uomo più ricco del mondo nella graduatoria di Bloomberg al 25esimo posto. Poi è arrivato come un avvoltoio il solito George Soros, il quale ha attaccato Modi invocando una rinascita democratica dell'India e via dicendo, e si è aggiunto l'Economist, che anche questo ha cominciato ad attaccare Modi. Poi c'è stata il problema dell'assassinio di questo leader separatista Sikh in Canada, e qui ovviamente i canadesi, gli indiani l'hanno fatta grossa, perché hanno attaccato un cittadino canadese sul territorio di uno dei paesi fondamentali dei cosiddetti cinque occhi, no? Ovvero Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Australia. Cinque occhi, ma che ovviamente poi
chi guida il tutto sono gli americani. E qui bisogna ricordare che all'inizio degli anni Ottanta si è sviluppato in India un movimento rivoluzionario Sikh che perseguiva l'indipendenza del Punjab indiano. Indira Gandhi aveva scatenato un'offensiva militare che aveva portato al bombardamento del tempio sacro degli Sikh, uccidendo tra l'altro molti Sikh nella giornata del martirio del guru che aveva fondato la setta, che è una setta sincretica sostanzialmente, la setta è una religione sincretica abbastanza diffusa. E poi Indira Gandhi fu a sua volta assassinata da due suoi guardie del corpo Sikh. Bisogna ricordare tra l'altro che in Canada il leader del partito d'opposizione, il nuovo Partito Democratico, è anche lui un Sikh, quindi questa lobby dei Sikh è abbastanza importante. Ora, secondo me, la cosa puzza un po' di trappola, nel senso che non vorrei che fosse una questione tipo quella di Saddam Hussein, che aveva ricevuto, diciamo, il nulla osta a invadere il Kuwait e poi gli Stati Uniti lo hanno fatto fuori. È probabile che la CIA abbia dato il via libera all'assassinio, mentre altri gruppi stavano raccogliendo prove contro gli indiani. In realtà l'intelligence indiana aveva già fatto cose simili sia nel Khalistan, che è appunto la zona dei Sikh, che i Sikh rivendicano per l'indipendenza, sia con i terroristi islamici in Pakistan. E tra l'altro anche in Italia c'è stato l'anno scorso è stata vandalizzata la statua di Gandhi a San Donato Milanese da parte appunto degli Sikh, che hanno una comunità abbastanza fiorente, soprattutto anche qua nella bassa Reggiana, ecco. E certo, appunto, gli indiani l'hanno fatta grossa e quindi a questo punto diciamo, cos'è che gli americani, secondo me è una cosa abbastanza orchestrata, e quindi cos'è che gli americani vogliono dagli indiani? Innanzitutto gli indiani hanno un po' messo diciamo limitato la polemica con i cinesi sulla questione delle frontiere, che negli anni scorsi avevano dato molti problemi. E quindi questo qua, secondo me, quello che vogliono gli americani è che gli indiani smettono di comprare le armi dalla Russia e che invece comprino dagli Stati Uniti, che accettino delle basi militari probabilmente sul loro territorio, che smettano di aiutare l'espansione dei BRICS, soprattutto con l'aggiunta dell'Arabia Saudita e dell'Iran, che questo minaccia in un qualche modo l'egemonia del petrodollaro, che dobbiamo ricordare, il petrodollaro è diventato la moneta dominante proprio grazie al fatto che si poteva comprare il petrolio solo in dollari. L'India deve diventare, secondo gli americani, più anticinese, insomma, mentre l'India dovrebbe forse giocare sulla... Un'altra cosa che probabilmente chiedono gli americani è la privatizzazione del settore finanziario, e quindi che i giganti statunitensi arrivino a acquistare azioni delle banche indiane, compagnie assicurative, eccetera, eccetera. E perché poi, insomma, questa dell'establishment indiano di trattare alla pari con gli Stati Uniti è un'illusione, insomma. Agli americani servono gli indiani per molestare la Cina,
perché sono un grande mercato a conquistare e perché hanno una manodopera preparata che può essere utilizzata a basso costo. Quindi il problema sarà che probabilmente se l'India non gioca bene le sue carte, diciamo l'Occidente farà la stessa storia che sta facendo con la Cina sul cosiddetto genocidio degli Uiguri. Naturalmente si tirerà in ballo il genocidio del Kashmir e la CNN e la BBC intervisteranno gli abitanti del Kashmir con racconti raccapriccianti e strazianti, e quindi questo secondo me sarà fondamentalmente uno scenario futuro. Derek Grossman della Rand Corporation, che è molto fino indiano, ha dichiarato che i legami tra India e Canada sono spezzati e le relazioni tra India e Stati Uniti sono fortemente danneggiate. Quindi e le elite indiane potrebbero sbagliarsi profondamente su quanto gli Stati Uniti abbiano bisogno dell'India. Essere quindi anticinesi non è una garanzia di amore incondizionato da parte degli Stati Uniti. Il ministro degli esteri indiano è andato a parlare all'assemblea dell'ONU e ha fatto un discorso molto significativo dal punto di vista, diciamo, dell'autonomia strategica dell'India. Ha detto che l'ordine basato sulle regole può funzionare solo quando le regole sono applicabili a tutti, che le regole sono stabilite da poche nazioni che sottomettono le altre, e ciò non rimarrà incontrastato in un mondo multipolare. Quindi ha parlato molto chiaramente. Tra l'altro, un ex diplomatico indiano è andato in TV a dire che ci sono voci credibili secondo cui i cani antidroga in India durante il G20 avrebbero trovato cocaina nell'aereo di Justin Trudeau, e che Trudeau non avrebbe partecipato alla cena dei G20 perché era strafatto di cocaina. Adesso non so se queste siano cose, però anche queste sono cose significative. Insomma, l'India si può essere amici degli Stati Uniti e della Cina, ma non si può essere nemici degli Stati Uniti e della Cina allo stesso tempo. La soluzione probabilmente sarebbe quella per l'India di giocare su una certa ambiguità strategica, come fa ad esempio il Pakistan. Tra l'altro, l'ambasciatore in Pakistan proprio in questi giorni è andato in Kashmir, che è una zona molto critica, e quindi anche questo va segnalato come un avvertimento contro i cinesi. Probabilmente il problema è che l'India ha vietato il 5G della Huawei, ha vietato TikTok, Alibaba, eccetera, eccetera. Praticamente rimane dal punto di vista dell'informatico in balia degli Stati Uniti, i quali ovviamente probabilmente spiano alla grande gli indiani, e in questo modo sono venuti a sapere hanno avuto informazioni di prima mano proprio sul coinvolgimento degli indiani nell'assassinio dei dirigenti Sikh. L'India, però, appunto, scusami, Giamba, però qui se no ci danno dei complottisti davvero.
Cioè, sicuramente, però penso non sia legato al fatto delle reti di telefonia, eccetera. Diciamo, penso che i servizi americani possano arrivare a quelle informazioni con metodi molto tradizionali che funzionano sempre un po' meglio. Insomma, sono due piani distinti, li terrei distinti. Sì, certamente, però il fatto che l'India non abbia un'alternativa a questo, secondo me, cioè, gli impedisce di giocare su due tavoli, come fa ad esempio Bin Salman, il quale fa un po' di ammiccamenti all'Iran e alla Cina, e che sono nemici giurati degli Stati Uniti, e quindi gli Stati Uniti, se non possono rovesciarti, diventano molto più collaborativi, diciamo così. E questo per quanto riguarda il problema dell'India. Per quanto riguarda la questione della standing ovation al nazista in Canada, il presidente del Parlamento ci ha rimesso le penne da questo punto di vista, mentre Trudeau è andato in televisione a scusarsi e a dichiarare che era tutta una questione di disinformazione russa. Cosa, diciamo che, come si dice, ti pisciano addosso e ti dicono che piove, ecco. Quindi, è proprio una cosa, di questo tipo. È stato un grande scandalo, ma è stato un grande scandalo che probabilmente non era stato preventivato dai canadesi, i quali c'è una vera riabilitazione del nazismo in tutto l'Occidente. Voi pensate che solo 2 anni fa, quando si presentava, come ogni anno, la mozione per condannare la propaganda del nazismo, avevano votato contro solo 2 anni fa, solo Stati Uniti e Ucraina. Quest'anno hanno votato contro tutti i paesi occidentali, compresa l'Italia, ovviamente. Nell'Europa orientale si erigono monumenti a dei criminali collaborazionisti come Stefan Bandera, Roman Šuškevič, Andriy Melnyk e via dicendo, e mentre si abbattono i monumenti all'Armata Rossa. Voi pensate che la stessa Elie Schlein, nel suo libro La nostra parte, che è stato pubblicato la settimana prima dell'intervento russo in Ucraina, diceva: i nazisti organizzarono, con la collaborazione dei nazionalisti ucraini, dei pogrom massicci di una violenza che non si può immaginare, ammazzavano anche 30.000 persone al giorno. Questo qua dice la Schlein. Difatti la famiglia da Schlein, che è originaria di Leopoli, ci ha poi rimesso le penne. Però non vedo questa agitazione da parte del Partito Democratico, una volta che la Schlein è diventata segretaria, su questa questione. La questione dei rifugiati nazisti in Canada risale al fatto che nella Seconda Guerra Mondiale un membro della Canadian Air Force di origine ucraina, Bogdan Panciuk, che tra l'altro solo 3 anni fa era stato osannato da quasi tutti i media canadesi, era riuscito a convincere il governo canadese ad accettare più di 2.000 membri delle Waffen-SS in Canada. E Panciuk era riuscito a fare questo mentendo sul loro passato. Questi qua si trovavano in un campo proprio in Italia, e nel tentativo di nascondere il loro coinvolgimento con le SS, negli ultimi giorni praticamente della guerra avevano cambiato nome da 14ª Divisione SS Galizia
in prima divisione l'esercito nazionale ucraino. E il problema è che il governo canadese in realtà non accettava coloro che sul proprio territorio, coloro che come rifugiati, coloro che avevano servito volontariamente l'esercito tedesco. Non solo gli ucraini avevano servito volontariamente nella macchina da guerra di Hitler, ma avevano aderito con entusiasmo alle Waffen-SS, che sono state dichiarate organizzazione criminale dal Tribunale di Norimberga, quindi una cosa estremamente grave da questo punto di vista. Questa divisione era stata istruita nel campo di concentramento di Dachau, e nelle memorie dei prigionieri si dice che proprio a Dachau i prigionieri erano costretti a togliersi il cappello quando passavano questa gente qua. Tra l'altro hanno tutti dei tatuaggi sotto il braccio sinistro, eccetera. E quindi questi soldati sono stati portati in Canada attraverso una narrazione positiva in cui non si faceva menzione del fatto che erano delle SS, ma si diceva che erano delle vittime che erano state fatte entrare nella divisione contro la loro volontà, eccetera eccetera. In realtà, come ha sottolineato poi uno storico dell'Europa orientale, questi qua in realtà erano stati, non solo avevano aderito con entusiasmo, ma erano state anche utilizzate contro, ad esempio, l'esercito nazionale polacco, l'Armia Krajowa, e nella repressione della rivolta nazionale slovacca, nella caccia ai partigiani antinazisti in Slovenia, sul nostro confine orientale, e probabilmente anche contro i partigiani italiani. E quindi hanno commesso numerosi crimini di guerra. C'è tra l'altro un'immagine che ritrae questi personaggi mentre reprimono l'insurrezione del ghetto di Varsavia con un sacco di gente fucilata a terra, un sacco di donne e anche dei bambini. Quindi la divisione era una divisione SS, e come già rilevava un sottosegretario britannico al tempo, tutti gli ufficiali e sottufficiali anziani erano passibili di processo come criminali di guerra. Quindi addirittura lo stesso Panciuk, che è stato quello che li ha portati in Canada, diceva che quel poco che sappiamo del loro passato è pessimo, e addirittura li definiva come dei banditi parassiti. Quindi ovviamente sapeva bene con chi stava portando lì. Bisogna dire poi che anche che questa gente qua è diventata poi membro della lobby nazionalista ucraina in Canada, la quale è stata poi quella che ha inventato la storia del Golodomor. Sarebbe la strage per fame degli ucraini, che in russo, in ucraino si pronuncia Golodomor, ma nella trascrizione occidentale sarebbe Holodomor, che richiama l'olocausto. Sostanzialmente questa narrazione sostiene che gli ucraini sono stati sterminati dalla banda di Kaganovich, che era un ebreo ucraino, e Kosciol, che era un polacco ucraino, e quindi poi il fatto che si siano poi vendicate
questa gente, sterminando gli ebrei e i polacchi, era semplicemente una vendetta contro. Infatti è stato proprio un giornalista canadese che ha scritto un libro contro questa storia dell'Holodomor. Qui finisco. È una cosa che va avanti da un po'. Quando sia Trudeau che la Freeland sono andati in Ucraina, si sono incontrati con Andriy Paluby, che è il fondatore del Partito Social Nazionale dell'Ucraina, quello che il cui simbolo è il simbolo poi adesso dell'Azov, no? Sapete quella... Pravi Sektor. Pravi Sektor. Sì, era un partito, simile a Pravi Sektor, però ancora più filonazista. E questi qua si erano incontrati con sia la Chrystia Freeland che il ministro degli esteri, sia Trudeau, si erano incontrati con questo tizio qua. Tra l'altro è venuto fuori che questa Chrystia Freeland, che è la ministra degli esteri canadese, ha come nonno un altro tizio che dirigeva il giornale filonazista a Cracovia in una tipografia della comunità ebraica che era stata sequestrata per l'occasione. Insomma, voi, non so, avete visto senz'altro nei media che pochi giorni prima di questo scandalo le truppe ucraine si facevano fotografare nelle stesse posizioni di fotografie prese durante la guerra della divisione SS Galizia. D'altra parte, come saprete, insomma, come hanno mostrato molti media, tutti, molte degli ufficiali, anche dei soldati della divisione Azov, era pieno di svastiche, insomma. Addirittura sul colonnello Kassad c'era la fotografia di uno che erano in mutande e che aveva svastiche su tutto il corpo, e poi ci diceva perché poi non si è tolto le mutande, magari aveva svastiche persino nel buco del culo, insomma. Cioè, questa gente qua sostanzialmente no, perché tutti cadono dall'albero su queste questioni qua, ma il fatto che Putin abbia detto che bisogna denazificare l'Ucraina, che un pelo di verità c'è. Assolutamente, assolutamente. Grande Giambattista. E ora qualcosa di completamente diverso. Alberto Gabriele, è il tuo turno. C'ho anche le tue immaginine, se vuoi. Sì, si chiama Mattia. Ce le ho le immagini. Il file ce l'ho qui. Allora, passa un... questa è una tabella che io ho fatto, due conti molto semplici sulla base di dati della Banca Mondiale, e non vado tanto nei dettagli, ma io ho cercato di vedere un dato che non è stato ancora molto studiato, almeno non se ne è sentito parlare tantissimo, cioè sto cercando di vedere negli anni più recenti se il processo di quello che gli inglesi chiamano catch up, cioè di recupero dell'economia cinese rispetto a quella americana, se ha continuato ad andare avanti negli ultimi anni, oppure se a causa di tutti i problemi che ha cominciato a incontrare la Cina col Covid, eccetera, eccetera, si è fortemente rallentato oppure si è arrestato o addirittura invertito. Perché molti dicono, se si vedono i giornalisti, anche
studiosi internazionali che la storia che l'economia cinese avrebbe raggiunto e poi superato anche in termini di dollari l'economia americana era da rivedersi e che probabilmente non sarebbe andata così. Ora, i risultati che mi sono venuti, falla vedere un po' più chiaramente. Ecco, adesso non vado direttamente a parlare dei numeri, però mi risulta che se si fa il paragone tra i dati, aspetta, quali sono gli anni? Sono, mi pare, 2011, 2020, 2022 sono segnati nel grafo. In questo periodo ho cercato di fare un confronto un po' tra quello che era successo prima e quello che è successo dopo. E ci sono dei dettagli di tipo tecnico, se vogliamo. E non è lo stesso il risultato, l'andamento è un po' diverso a seconda se si prendono i risultati in termini di PIL a termini PIL in dollari correnti, PIL in dollari costanti e PIL pro capite. Ora, questo processo di recupero, a quanto mi risulta, ha continuato ad andare avanti. Però, se si vede, soprattutto negli ultimi due anni, in termini di PIL, in termini di dollari correnti, è molto rallentato negli ultimi due anni. Ora io attribuisco questo fatto soprattutto a un fattore monetario, perché nell'ultimo anno e mezzo l'inflazione negli Stati Uniti è stata molto più alta che in Cina, ma d'altra parte il dollaro invece di indebolirsi si è rafforzato, almeno nel breve periodo, per le solite ragioni del ruolo particolare che ha il dollaro in epoca di crisi. E quindi è un risultato ovviamente in un certo senso paradossale che non può durare per sempre. Invece in termini costanti il ritmo di recupero della Cina è rimasto più o meno lo stesso e piuttosto elevato. Questo diciamo tasso di recupero risulta più forte ancora, per un caso mi rimane esattamente uguale nei 10 anni precedenti, negli ultimi due anni, a più del 5% all'anno. 5% è una misura, diciamo, empirica e mistica di quanto in ogni anno la Cina recupera sugli Stati Uniti. Quindi, ovviamente, tutti sono discorsi in termini relativi. Ora, perché il recupero in termini pro capite è maggiore e più forte e più costante del recupero in termini di PIL generale? La mia interpretazione è che questo si deve a due fattori. Uno è questo monetario che ho detto prima, poi c'è un fattore di minore importanza statistica, ma anche quello relativamente significativo, che è un fattore demografico, che negli ultimi anni sappiamo che proprio quest'anno la Cina ha cessato di crescere in termini di popolazione. E già da molti anni la crescita demografica della Cina è minore di quella degli Stati Uniti. Altra cosa curiosa, di solito i paesi più poveri hanno una maggiore crescita demografica. Il che si deve sia alle dinamiche specifiche della Cina, sia al fatto che negli Stati Uniti un po' si tende ancora a fare un po' più di figli che in Europa, un po' c'è sempre immigrazione, eccetera. Quindi, secondo me, tra queste tre misure, quella più significativa in termini di capacità generale di sviluppare le forze produttive è quella in termini programmi. E questo ci fa vedere che dal 2011 a oggi la Cina ha continuato a aumentare in termini relativi le sue forze produttive, che si manifestano poi in modo rozzo nella produzione di PIL rispetto agli Stati Uniti, a un ritmo costante di circa 5% all'anno. Quindi, come diceva Mark Twain,
le notizie sul fatto che io sia morto sono state fortemente sopravvalutate, nel senso che non c'è, a quanto mi risulta, un'evidenza statistica in base a questi due o tre dati che dimostri che la capacità di lungo periodo, ma anche di breve periodo, della Cina di aumentare le sue capacità economiche rispetto agli Stati Uniti, in puri termini di forze produttive e di produzione, non c'è una evidenza statistica che dimostri che questo ritmo di recupero sia rallentato o si sia arrestato. Adesso menziono un altro dato che è un dato di tipo diverso, però vi dà un'idea. È noto che i paesi socialisti in generale hanno socialisti o mezzi socialisti, quello che possiamo discutere fino a domani mattina, ma hanno in generale degli indicatori sociali o di sviluppo umano superiori ad altri paesi allo stesso reddito, proprio per la loro natura. E quello più fondamentale, che più riassume tutti gli altri, è ovviamente la speranza di vita, perché nella speranza di vita, aspettativa di vita, c'entra l'alimentazione, c'entra la salute, c'entra, io ho fatto uno studio alcuni anni fa che ha dimostrato, mi ha fatto capire anche a me quello che avevano dimostrato tantissimi altri, che è una cosa fondamentale per combattere la sottonutrizione dei bambini e la mortalità infantile è il livello di alfabetizzazione e di istruzione delle donne. E questo è un altro campo in cui notoriamente la Cina, il Vietnam, Cuba, eccetera, sono più avanzati di altri paesi che hanno un reddito relativamente simile. E quindi, mentre la Cina nel 49 doveva avere un'aspettativa di vita che era tipo la metà di quella degli Stati Uniti, piano piano si è andata avvicinando. Ora, da un anno circa, l'aspettativa di vita in Cina ha superato quella degli Stati Uniti in termini assoluti, quando ancora il suo reddito pro capite è un quarto di quello degli Stati Uniti. Questo è un dato che è uscito sul New York Times, da tante parti, del quale secondo me si è parlato insufficientemente, perché è possibile affermare in termini generali che in termini di sviluppo umano, calcolato in maniera più o meno euristica, perché è sempre una misura euristica, la Cina ha per certi versi si può considerare che abbia uno sviluppo umano superiore a quello degli Stati Uniti in termini assoluti, non in termini relativi. Anche in termini rolsiani, chiamiamoli così. Rawls è quel famoso studioso americano che sosteneva, liberale peraltro, che sosteneva che bisogna dare un'importanza fondamentale al benessere e alla capacità di sopravvivere dei più poveracci, che è un discorso, lui ha fatto un librone estremamente complicato, estremamente interessante, che io non ho letto, però al principio si capisce ed è in parte condivisibile. Quindi in questi termini anche i ritmi di sviluppo della Cina e anche in termini relativi rispetto agli Stati Uniti continuano a essere significativi. Ora, poi invece volevo accennare a tutta una serie di altre problematiche di cui si è parlato molto negli ultimi tempi rispetto alla Cina e che non possono essere affrontate tutte quante insieme. La crisi immobiliare, la disoccupazione giovanile, la corruzione, i problemi finanziari, eccetera. Ora, io concordo molto, per esempio, con un articolo che è uscito oggi o ieri sul Financial Times a firma di uno che si chiama Wolf, che è un analista abbastanza serio, tutt'altro che marxista, naturalmente. Ora, lui sostiene che la Cina si trova adesso di fronte a uno dei, che non è la prima volta che succede nella storia, a un momento epocale di definizione del suo modello strutturale, che poi avrà conseguenze strategiche di lungo periodo fondamentali. Io da tempo sono della stessa idea, e anche il famoso compagno Elias, che sta adesso a Shanghai a
a lavorare con Dilma, sostiene da tempo che la Cina è entrata in una fase, diciamo, in una sottofase nuova con caratteristiche fortemente diverse da quelle precedenti, sempre nell'ambito della fase di lungo periodo e di lunga durata, che è quello del socialismo di mercato, assai diversa da quella precedente del socialismo maoista. E quindi sostanzialmente concordo sia con Wolf, ritiene che la contraddizione fondamentale che si trova davanti la Cina adesso è, paradossalmente, per un paese che dovrebbe essere socialista, di avere una crisi sotto consumo, che è quello di cui i socialisti hanno sempre accusato i capitalisti da che mondo è mondo. Ora, in parte ha ragione, penso, perché da tempo la Cina ha un tasso di accumulazione, almeno da un punto di vista statistico, e poi bisogna vedere quello che si considera fondamentalmente investimento da un punto di vista di statistiche sul reddito nazionale, qual è veramente investimento, eccetera, eccetera. Però ha un tasso di accumulazione estremamente elevato. È ovvio che nel lungo periodo il fatto di avere un tasso di accumulazione estremamente elevato è stata una condizione necessaria e fino ad ora relativamente sufficiente per permettere questi altissimi ritmi di aumento del prodotto nazionale. Però sono d'accordo, e del resto sono d'accordo anche i cinesi, lo dicono sempre, che non si può continuare ad andare avanti sempre così. Perché, per esempio, oggi ha aperto un ponte, il ponte più lungo del mondo, in Cina, sul mare, dove ci va il treno a 300 km, tutte cose eccellenti, ma non puoi continuare sempre così. Adesso i tempi cambiano e ci vuole un cambiamento sia in parte della natura del sistema produttivo e sia un riequilibrio tra produzione e consumo. Quindi io ritengo che sia vero, ripeto, non è che so io che lo dico da solo, lo dicono in molti, che sia necessario non dall'oggi al domani, ma una diminuzione del ritmo di accumulazione, del tasso di accumulazione, e quindi un aumento della percentuale del reddito nazionale che va ai consumi. Intendiamo, ai consumi in senso lato, non solo ai consumi personali, ma anche ai consumi sociali, quindi alla spesa sociale, al welfare, alla salute, all'istruzione, eccetera. Ora, fare questo non è facilissimo. Poi, questa è la questione fondamentale. I cinesi ci stanno provando, ci stanno lavorando. E come si fa a mantenere la crescita in una situazione di questo genere? Gira e rigira, c'è un solo modo: aumentare la produttività del lavoro attraverso lo sviluppo tecnologico. Non possiamo continuare a tirare fuori carbone, a fare autostrade una sopra l'altra, eccetera, indefinitamente. E su quello mi sembra che la Cina, più forse di qualsiasi altro grande paese del mondo, abbia capito che questa è una sfida fondamentale, e infatti gli sforzi che ha fatto la Cina per mettere soldi nell'innovazione, nella ricerca e nella costruzione di un sistema avanzato di si chiamano così, di proprio il sistema nazionale di innovazione, perché l'innovazione non si fa così, non si fa perché nasce Elon Musk, è intelligente e si inventa le cose. Il sistema nazionale di innovazione è parte dell'apparato produttivo, culturale, istituzionale di un paese e va costruito in ultima analisi dalla politica. Almeno se si ha una visione in senso lato, come ce la dovremmo avere noi, del fatto che la politica e l'economia dovrebbero essere in ultima analisi subordinate a un piano, non un piano algoritmico, ma a un tentativo collettivo intelligente dell'umanità di gestire il suo destino. E questo, secondo me, è l'unica strada di lungo periodo che può permettere di aumentare la produttività. Ma la produttività non basta se non c'è la domanda, questo e lo sappiamo bene in Occidente. Cioè. Ora, spostare enormi quantità di risorse da un settore all'altro e dalla accumulazione al consumo non è una cosa facilissima, nemmeno in Cina col Partito Comunista Cinese, col potere di Xi Jinping. Quindi sono cose complicate.
in relazione con questo, il rapporto è dialettico, è complicato e non è semplicissimo. C'è il fatto che la Cina tante cose l'aveva fatte bene fino adesso, molte le aveva fatte anche alla cazzo di cane, nel senso si è portata appresso per anni una serie di contraddizioni e di buboni, direi, nell'economia e nella società, che io non me ne rendevo conto prima, ma erano gravissime ed erano qualcosa che gridava vendetta agli occhi di Dio, sia da un punto di vista etico che da un punto di vista ideologico, sia da un punto di vista di tenuta generale del sistema. E per esempio, queste cose succedono anche negli altri posti, però i cinesi hanno cominciato a cercare di combattere questi problemi. Per esempio, c'avevo questo andazzo che i bambini li facevano studiare come dei matti, andavano a scuola, poi se il padre aveva un po' di soldini, prendeva il professore privato, lo faceva venire a casa, perché poi i cinesi sono piuttosto fissati, sono abbastanza seri, pure troppo certe volte. E teneva il ragazzino, dopo che era tornato da scuola, in altre 4 ore insegnargli di nuovo cinese e inglese e matematica, eccetera, nella speranza che poi dopo 5 anni lui riusciva a passare l'esame, eccetera, alla fine riusciva ad avere un buon posto e avere molti più soldi. Ora, questo sistema che faceva? Non faceva campare i bambini, e quindi provocava dolore nei bambini e una serie di problemi di sviluppo, eccetera, maggiore obesità, maggiore alienazione, eccetera. Era uno spreco di risorse, perché anche nella testa di un bambino più che tanto non ci puoi mettere. Ed era uno strumento spaventoso di selezione di classe che favoriva quelli che avevano i soldi per pagare il maestro privato. E questa andazza è andata avanti per decenni. Ora, giustamente, hanno cercato di frenare, di mettere la fine. A un certo punto, mi sembra l'anno scorso, hanno detto, beh, questa storia non si fa più, basta, è proibito, è vietato dare lezioni private ai bambini. E adesso io metto le cose in termini molto semplici. Ora, nel fare questo, tu fai un passo avanti da un punto di vista umanistico e di civiltà e anche in senso lato ideologico fondamentale, se ci riesci. Però, al tempo stesso, metti in mezzo alla strada, probabilmente in un posto come la Cina, centinaia di migliaia di ragazzi che facevano le ripetizioni, e quindi poi c'hai maggiore disoccupazione giovanile. Questo è solo un piccolo esempio di tanti altri che ce n'è. Il bordello che c'era nel settore immobiliare era una cosa spaventosa. Io vagamente ho un'idea, bisognerebbe studiarselo bene, ma era un qualcosa che non poteva andare avanti per sempre, che poi si mischiava con casini di tipo finanziario, eccetera, eccetera. Loro negli ultimi 2 o 3 anni hanno cominciato a cercare di affrontare queste contraddizioni, e queste cose non si fanno gratis. Quindi è vero che la Cina sta affrontando una serie di problemi, e per non parlare naturalmente dell'attacco americano, la guerra tecnologica, la guerra commerciale, eccetera. E tutti questi problemi non potevano essere risolti continuando tranquillamente una crescita al 10% o essendo amici di tutti i capitalisti del mondo. Io cerco di darvi un'idea di alcune delle enormi contraddizioni anche interne che ha trovato la Cina, e le ha trovate perché c'erano, e che adesso cerca di affrontare in un contesto internazionale che è molto più delicato e complesso di quello che c'era 10 anni fa. Grazie mille, bello intenso questo diciamo che si può ripartire da qui. Io no, perché ora sono 2 ore e stacchiamo, perché non è che si può fare. Sì, mi potrei fare una domanda, se vuole. Posso? Sì. Volevo sottolineare solo una cosa interessante in quello di quello che ha detto, tra le tante cose, però mi ha tirato l'attenzione su un dato, ed è quello sulla mortalità degli Stati Uniti che lui ha mostrato tra i vari, diciamo, nei vari grafici che ha mostrato. Io vorrei ricordare 2 cose. Se leggiamo a righi,
Scusa? No, volevo precisare, i grafici che non ho nemmeno commentato per guadagnare tempo erano sempre sul PIL. Ed effettivamente il fatto che l'aspettativa di vita in Cina abbia superato quella americana negli ultimi 2 anni è dovuto, almeno nel breve periodo, soprattutto a un calo assoluto e gravissimo dell'aspettativa di vita negli Stati Uniti. Esatto, proprio lì che volevo arrivare, ti ringrazio. Io volevo sottolineare che ci sono due dati, secondo me, che sono importanti e che abbiamo trattato tutti e due questa sera in maniera ampia. Se noi leggiamo a righi, e so che siamo tutti, in particolare Giuliano, particolarmente entusiasti di Arrighi, la finanziarizzazione di cui tu hai parlato prima per Arrighi è il momento finale del ciclo di una grande potenza. Ok, quindi quello è già un segnale abbastanza chiaro della fine degli Stati Uniti, che non vuol dire che finiscono domani, però hanno cominciato la china discendente. Il dato che dava Alberto è un dato che, ancora una volta, torno sull'autore che ho citato all'inizio. Emmanuel Todd, negli anni 70, a metà degli anni 70, scrisse un libro in cui, per farla molto breve, ma vi invito a leggerlo, è stato tradotto in italiano e si può trovare, dedusse l'inizio della fine dell'Unione Sovietica dall'aumento del tasso di mortalità, in particolar modo dei bambini. Il fatto che negli Stati Uniti, la popolazione stessa degli Stati Uniti, abbia un calo dell'aspettativa di vita, un calo che è cominciato, diciamo, col Covid, forse anche prima, però col Covid è cominciato ed è calata l'aspettativa di vita, ma al contrario degli altri paesi occidentali, tipo in Italia, in Francia, in Germania, dopo questa aspettativa si è rialzata, dopo diciamo, il problema pandemico, questo negli Stati Uniti non è avvenuto. Ora, non voglio fare un parallelismo forte con l'Unione Sovietica, però diciamo, quindi gli Stati Uniti hanno problemi egemonici al di fuori, come dicevo prima, sono finanziarizzati, quindi stanno declinando, ma in più all'interno, nel lungo periodo, il fatto che la popolazione abbia problemi di mortalità, di sanità, eccetera, eccetera, mina le basi degli Stati Uniti, come fu, diciamo, in un certo modo come quello che avvenne con l'Unione Sovietica. Sono tutti segni di un declino a cui, secondo me, gli Stati Uniti fanno molta fatica a rispondere. All'estero sono costretti a bombardare i propri amici, all'interno non hanno i mezzi nel sistema di accumulazione attuale, che è principalmente finanziario, non hanno i mezzi per invertire questa tendenza qui, per acquistare il consenso della propria popolazione, e nel lungo periodo, ripeto, non è domani, non è fra 5 anni, ma magari fra 10-15 qualcosa succederà, anche a livello interno l'egemonia di queste elite, di questo sistema economico, andrà a cadere. Questi sono sintomi, sono segni che, come è avvenuto, come diceva Todd, con l'Unione Sovietica, nel lungo periodo vengono fuori. L'Unione Sovietica non è stata battuta perché qualcuno è arrivato alle porte del Cremlino, per ragioni interne, tra cui forse anche un malessere popolare segnato dall'aumento della mortalità, eccetera, eccetera, l'ha fatta crollare dall'interno. È ipotizzabile che la stessa cosa possa avvenire con gli Stati Uniti? È più che ipotizzabile, direi. Sì, infatti, però ragazzi, scusate, da questo punto di vista qua, cioè, diciamo, la naturalità dei rapporti di forza nel mondo porta al capitalismo, nel senso, tutte le esperienze minano in qualche modo i rapporti gerarchici imposti su scala globale dal sistema capitalistico sono, diciamo, un eccesso di soggettivismo, di volontà, eccetera. Quindi, nel senso, cioè, non è che può crollare gli Stati Uniti, ma non vuol dire niente. Cosa vuol dire può crollare gli Stati Uniti? Comunque non è che c'è un'alternativa di sistema. Possano entrare in una crisi sistemica, per cui può sicuramente tutti questi aspetti che ha detto, non era per sminuire gli aspetti che ha sottolineato Lorenzo, che condivido. Quindi fanno tutti parte della crisi di egemonia, di capacità, attraverso proprio anche la propria capacità di replicarsi, di autoreplicarsi e di influenzare il resto del mondo, appunto, di qualcosa, Giuliano, che per gli Stati Uniti è essenziale. Però non è Giuliano, che diciamo che non c'è, no, voglio dire, non c'è un sistema diverso dal capitalismo che subentra una volta che c'è una crisi del capitalismo. Sono d'accordo. Quello che sottolineavo io è che quando tu stai combattendo una guerra esterna, ok, se hai problemi anche nel fronte interno,
hai perso la concorrenza, che vuol dire che magari gli Stati Uniti restano, ci mancherebbe, però tutto questo gioca a vantaggio dei concorrenti degli Stati Uniti. Questo chiaramente, cioè, assolutamente. Cioè quei paesi che a noi piacciono tanto, la Cina e tutto, diciamo, il sud del mondo. Io quello che sostengo io è che questi sono segni di un malessere interno degli Stati Uniti che nel lungo periodo indeboliranno la posizione degli Stati Uniti nel mondo. Questa è un po' la mia tesi, e poi vedremo fra 10-15 anni. No, che ma succede, poi, ma basta per dire, anche un esempio banale, no? Nel senso, le difficoltà che comunque hanno a mantenere con coerenza linee di politica estera ora che si avvicinano, no, le elezioni presidenziali, no? Perché ovviamente Giuliano, non riescono più, di tutti gli arruolabili tra i 17 e i 24 anni nell'esercito, il 23%, cioè, ottempera tutte le caratteristiche, tra diabetici, obesi, gente che ha problemi penali. Cioè, è una società veramente, noi, c'è una società proprio in decomposizione. E questo che è allarmante, c'è uno scollamento tra i vari segmenti della società che fa paura. E poi è una società divisa in mille rivoli, ci sono contrapposizioni etniche, religiose non ne parliamo, abortisti, antiabortisti, e c'hanno 300 e passa milioni di armi da fuoco. È una cosa di cui non... No, ma infatti, ma secondo me, nel senso, ci saranno cambiamenti radicali nei paesi occidentali, tutti verso destra, ma drasticamente verso destra. Cioè, io sono abbastanza sicuro, ecco, non sarebbe un po' strano, rimarrei stupito se questo processo non fosse chiaro, progressivo e anche veloce, ecco, non credo che... No, volevo dire una cosa che invece con la Cina di per sé non c'ha niente a che vedere, ma dando ragione a Lorenzo, a quanto ho letto in giro sui giornali, c'è una crisi sociale, dire poco, ma proprio di esistenziale, di vita, di un'enorme parte della società americana, che muoiono come le mosche tra fentanyl, una storia e l'altra, eccetera, che poi colpisce essenzialmente i giovani, i bambini non so quanto, ma i giovani nel senso gli uomini giovani, e li fa morire molto di più di quanto succede in Europa. Cioè, a confronto, gli italiani col governo della Meloni sono dei signori da questo punto di vista, come di condizioni di salute, di alimentazione, eccetera. Ed è una cosa singolare, perché non succede in Francia, non succede in Germania, che sono pure paesi capitalistici. Quindi è un fenomeno da cui non possiamo sederci sulla riva del fiume, aspettare che finiscano di morire tutti quanti di droga e poi viene fuori il socialismo da solo. Naturalmente non funziona così, però è un fenomeno reale, ecco, di cui si parla molto sul New York Times. No, è chiaro, anche se sottolineerei sempre di più la divisione, più che altro, perché comunque, insomma, chi è stato, chi ha frequentato gli Stati Uniti sa anche che c'è un livello di benessere diffuso gigantesco, impensabile. Cioè, nel senso, membri della working class che hanno la villa con la piscina, due SUV, cioè, nel senso, è una società bella complessa dove c'è una quantità di ricchezza spropositata, cioè, nel senso, se no si fa appunto prendendo solo le periferie delle città, le minoranze etniche, eccetera, ci sta un quadro che poi sembra che... nel senso, sei nel Burundi. Io, come ho sempre detto, è il paese più ricco del terzo mondo, è un po' quello, però con delle punte di ricchezza, ma delle punte di ricchezza diffuse, ecco, nel senso, cioè nel Delaware, cioè, nel senso, la gente c'ha soldi, ma tutti, cioè, c'hanno proprio soldi. Ma è peggio, ma questo è ancora peggio. Sì, no, infatti dicevo, più sulla divisione, infatti su questo, sulla divisione, che non, diciamo, su un generale stato di povertà e deprivazione. Va buon, ragazzi. Mi è garbata. Niente, non sappiamo di cosa ovviamente parleremo giovedì prossimo, perché ce lo diciamo giorno per giorno in chat, e poi concludiamo all'ultimo minuto. È stato veramente un grandissimo piacere. Niente, nient'altro da dire. Grazie a tutti, buonanotte. Con gli altri Ottoliner l'appuntamento in live è per domenica sera, che ci sarà combo Francesco Dall'Aglio
Matteo Bordoni, che per chi non lo segue ha un bellissimo canale su Telegram che si chiama La mia Russia, super interessante. Non è un militante marxista-leninista, ma una persona molto trasparente, molto attenta, aperta di mente e piena di conoscenze. Quindi, insomma, sarà interessante perché, diciamo, non siamo proprio pienamente nel nostro orticello e possiamo imparare un bel po' di cose. Boh, alla prossima. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao.